edizione di Stadio News in studio Benedetto Giardina. Stefano Sorrentino annuncia l'addio al Palermo, l'estremo difensore in scadenza di contratto non rinnoverà l'accordo col club di Viale del Fante, lo stesso giocatore a confermare in conferenza stampa quanto noto ormai da tempo. Conclusa la stagione con la salvezza, il portiere ha salutato i 33.000 accorsi al Barbera per quella che è stata la sua ultima partita con la maglia rosa-nero. Dopo 3 anni e mezzo, dunque, si conclude il rapporto con Maurizio Zamparini, il suo futuro è al Chievo. Tempo di saluti anche per Franco Vasquez, che considera conclusa la propria esperienza al Palermo. Si è chiuso un ciclo, ha dichiarato il trequartista italo-argentino. Non posso dare al Palermo più di quel che ho dato, sono stati 3 anni molto belli, ora però ho bisogno di cambiare aria, avere nuovi stimoli, nuovi obiettivi, di lottare per cose più importanti. La cosa più bella però è stata salutare nel migliore dei modi, realizzando quel che avevamo promesso con tutto il gruppo, e questo mi rende felice. Gianni Di Marzio, consulente tecnico del Palermo, lascia uno spiraglio aperto per una sua permanenza in Sicilia. Il mio debito di riconoscenza verso Palermo è saldato, ha dichiarato Di Marzio. Il mio compito è concluso, Zamparini mi aveva chiesto di dargli una mano per la salvezza ed è andata bene. Devo capire cosa vuole il presidente, se potrò impegnarmi lo farò con amore. Walter Novellino, ex allenatore del Palermo, ha commentato così la salvezza ottenuta dalla squadra rosa-nero nell'ultima giornata di campionato. Salvezza meritata, queste le parole di Novellino, anche se Carpi e Frosinone hanno disputato un grande campionato. Io sono stato poco fortunato, ma i calciatori del Palermo sono sempre stati uniti. Zamparini ha cambiato per provare a invertire rotta. Alias Truna e Vailo Shoshev sono stati convocati dai commissari tecnici delle rispettive nazionali per le prossime amichevoli. Il difensore sloveno sarà impegnato nelle 2 amichevoli contro Svezia e Turchia, in programma il 30 maggio a Malmo e il 5 giugno a Lubiana. Il centrocampista bulgaro, invece, prenderà parte alla Kirin Cup 2016, competizione che si terrà in Giappone dal 3 al 7 giugno. Shoshev si radunerà col resto dei 23 convocati il prossimo 26 maggio a Sofia, in Bulgaria, dove la nazionale resterà in ritiro fino al 30 giugno. Matheus Cassini è rientrato al Palermo dal prestito all'Inter Zapresic. Il giovane attaccante brasiliano ha assistito in tribuna alla partita contro il Verona e a fine match è sceso negli spogliatoi a salutare e congratularsi con i suoi compagni per la salvezza conquistata. Ringrazio Dio per la prima stagione da professionista, ha scritto su Instagram. Una stagione di grande insegnamento, gioie, dolori ed esperienze positive, ma soprattutto la gioia per fare quello che amo di più. Ringrazio il Corinthians per avermi aperto le porte e anche il Palermo per avermi ricevuto e dato supporto quando necessario. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.